Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a vedere un nuovo argomento di scienze che parla proprio dell'alimentazione. Iniziamo però col dire che cos'è l'apparato digerente. L'apparato digerente ha il compito di introdurre, quindi di digerire ed assorbire i principi nutritivi che vedremo fra poco, che sono contenuti negli alimenti che noi mangiamo giornalmente, eliminando però i residui non utilizzabili per il proprio metabolismo, quelli i residui che non servono al nostro corpo fondamentalmente. Ma come vengono classificati gli alimenti? Gli alimenti si dividono in tre vasti gruppi. Ci sono gli alimenti energetici, quindi quelli che forniscono energia al proprio corpo, ad esempio sono i grassi ed anche i cereali. Poi ci sono gli alimenti plastici che forniscono le sostanze per costruire e riparare le cellule ed i tessuti quindi del nostro organismo. Sono ad esempio i pesci o i legumi. La terza classifica sono gli alimenti protettivi o regolatori, che forniscono delle sostanze che regolano quindi le funzioni metaboliche e aiutano quindi il corretto funzionamento del nostro organismo. Sono ad esempio la frutta e la verdura, che contengono inoltre molte vitamine. Come vi avevo già accennato in precedenza, adesso andiamo a vedere proprio quali sono i principi nutritivi. Iniziamo col dire che le sostanze contenute negli alimenti si chiamano principi nutritivi e possono essere divisi in base alla loro composizione chimica. Ma quali sono questi principi nutritivi? I principi nutritivi sono esattamente 6: l'acqua, le vitamine, i sali minerali, i carboidrati, le proteine e i lipidi, che sarebbero i grassi fondamentalmente. Andiamo a vedere però, oltre ai principi nutritivi, quali sono i nutrienti. Esistono i nutrienti organici, che sono costituiti da atomi di carbonio e di idrogeno, quindi ad esempio carboidrati, proteine, lipidi e vitamine. E poi i nutrienti inorganici, quindi che non sono costituiti da atomi di carbonio, ad esempio acqua e sali minerali. Ovviamente i nutrienti, si collegano ai principi nutritivi. Carboidrati, chiamati anche glucidi, costituiscono la fonte primaria immediata di energia per un organismo e si suddividono in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Andiamo a vedere nel dettaglio questi carboidrati. I monosaccaridi sono formati da una sola catena di molecole di carbonio, di idrogeno e di ossigeno, ad esempio il fruttosio presente nella frutta, il glucosio, che sarebbe lo zucchero semplice. I disaccaridi, a differenza dei monosaccaridi, sono formati da due catene unite, quindi costituite ovviamente da molecole di carbonio, idrogeno e di ossigeno, come il precedente. I polisaccaridi invece sono formati da molte catene di molecole unite e appunto queste molecole sono sempre le stesse degli esempi precedenti, quindi sono carbonio, idrogeno e ossigeno. The end.